Allora, abbiamo un brevissimo, un piccolo ritardo, ma tanto il tempo non esiste, chi se ne frega. Allora, guardate, subito vi voglio dire questo. Io ho scritto questo libro perché sono stato caldamente spinto da Spazio Interiore a farlo. Io non sono uno scrittore di libri, non ho voglia di scrivere libri, però la conferenza con Gremenko, che aveva avuto un grande successo, e quindi insomma era anche logico fare degli approfondimenti. Quindi questo libro rappresenta quello che noi abbiamo in parte detto a Roma, ma nel frattempo c'è stato il Covid. E nel frattempo, mentre io scrivevo, ho fatto degli approfondimenti, cioè sono andato avanti, tanto non c'avevo niente da fare, ero pensionato, stavo a casa, non potevo sortire, ho studiato. E in queste quattro conferenze che abbiamo stabilito, che prima o poi faremo, quella di oggi la facciamo, e le altre le comunque le faremo, si caratterizzano perché io ho preso quattro aspetti fondamentali di quello che ho trattato e li ho sviscerati fino in fondo, dove mai è arrivato nessuno. Queste conferenze e gli slide che le riguardano sono caratterizzate dalla prima slide, che è uguale per tutte, cambia solo una cosa, quel numerino che vedete lì, qui è 1, nella prossima conferenza sarà 2, poi 3, poi 4. Ci saranno le prime 5, 6, 7, 8 slide che sono uguali per tutti, ma poi partiremo per un viaggio che non ha mai fatto nessuno. Nelle prime 5, 6, 7, 8 slide mostreremo quello che io ho detto sostanzialmente a Roma, in modo estremamente rapido, perché chi ha voglia di fare degli approfondimenti li potrà fare andando a rivedere quella conferenza, che è libera, ovviamente, come tutte le nostre conferenze, su YouTube. Ma quello che mi preme oggi è andare oltre quello che si è detto a Roma, perché, sapete, a me non piace fare conferenze uguali e quindi ho trovato questo escamotage. Ci abbiamo studiato tanto, vediamo se riusciamo a far capire che dietro la problematica della piramide di Cheope c'è anche un po' il modus vivendi che abbiamo oggi. E vedremo che la comprensione di questo fenomeno, di questa storia, che ci è stata raccontata malissimo, è un po' lo specchio di come molte persone, per esempio i nostri governanti, ci raccontano la storia in un modo completamente diverso da quello che in realtà è. Ho fatto altre, in questo periodo, conferenze in cui facevo vedere come la scienza ci ha raccontato delle cose che non sono vere. E uno potrebbe dire, ma ci vorrebbe uno scienziato per poter controbattere a un altro scienziato. Ecco, oggi vedremo alla fine che non ci vuole nessuno scienziato, nessun egittologo, nessun esperto per capire non solo che le cose sono andate storicamente differentemente da come ce le raccontano, ma soprattutto che noi tutti, con i nostri occhi e con i nostri sensi, di fronte a quello che vi faccio vedere, saremo in grado alla fine di questa prima parte, e seguiranno altre tre, di capire esattamente cosa c'era dietro la struttura della piramide e di capire come la tecnologia di chi ha costruito la piramide era qualcosa di assolutamente incredibile. Ma noi capiremo senza bisogno di andare a studiare l'egittologia, almeno questa è la mia presunzione. E infatti la piramide di Khnum Khufu era quella che viene chiamata di Cheope, invece è il signor Khnum Khufu. Cheope sembra che non sia neanche esistito, secondo alcuni egittologi, pensate. È una macchina che funziona ad acqua, aria, e crea una vibrazione che produce il distacco
della parte animica, certo, da un donatore, e la spinge dentro al corpo del faraone ed esso rivive. Questo era quello che noi avevamo detto a Roma. Brevissimo riassunto, quindi. La piramide di Cheope ha circa 36.000 anni, così avevamo detto, e no 4.000, o no 12.500, come dice Boal. Non è stata costruita dagli antichi egizi, ma da un popolo che è migrato in Egitto a seguito di un cataclisma che ha provocato il cambiamento dell'inclinazione dell'asse terrestre, con conseguente e più lento cambiamento dell'asse magnetico. Sapete, la Terra è come una... Sapete quelle biglie di Natale? Con le palline bianche dentro, no? Quando uno prende questa biglia, la Terra, e la gira così, dentro l'acqua gira più lentamente e arriva dopo. Ecco, questa è la Terra. La Terra può girare in questo modo perché magari è stato colpito da un asteroide, quindi cambia senso di rotazione, cambia asse di rotazione, ma il nucleo fuso di ferro dentro segue con calma e dopo centinaia di anni ritrova un equilibrio. Questo è quello che è successo al campo magnetico terrestre. Ovviamente qualcuno ci ha scherzato sopra e ha detto che magari gli egiziani avevano costruito le piramidi e poi, siccome erano cattivetti, hanno distrutto i macchinari con cui hanno costruito le piramidi perché non ci volevano far sapere a noi come le avevano costruite. Ecco, questa è la fotografia finale più importante. Cominciamo dalla fine del libro. Se voi guarderete, chi troverà, chi comprerà, chi acquisterà questo libro, alla fine, quasi senza accorgersene, c'è una fotografia dentro che si apre, una pagina doppia, dove c'è questo punto di riferimento, che è il punto di riferimento di tutto il testo, di tutto il libro. E racconta quello che succede, che è successo, che ho raccontato, e lo rivediamo rapidamente. Questa è la sezione della piramide. Noterete che in questa sezione c'è un'entrata, che c'è scritto là sopra, vedete, entrata dell'acqua, perché la piramide, abbiamo detto che è un oggetto che si riempiva di acqua. L'acqua entra praticamente lì, dove c'è scritto entrata dell'acqua, in alto a sinistra, e riempie la stanza del faraone. Come è partita la mia ricerca? Mi sono accorto che la vasca dove il faraone ci stava dentro aveva la strana stessa altezza degli shaft, cioè dei buchi, quello di destra e quello di sinistra, sud-nord, perfettamente allineata la piramide, e quindi se fosse entrata dell'acqua nel primo shaft, questo qui di sinistra, avrebbe riempito la stanza del faraone solo fino all'altezza della vasca. La vasca non sarebbe stata riempita di acqua, perché in quell'istante l'eccesso di acqua che entrava sarebbe uscita dall'altro shaft, per un principio di vasi comunicanti. Analogously, vedete il punto 2 e il punto 1, sono correlati, collegati, probabilmente nessuno lo sa, con che cosa? Con delle stanze che si trovano in quella posizione, stanze che sono trovate, che si sono state calcolate, che sono state viste con la spettroscopia dei muoni, cioè i muoni sono delle particelle che vengono dallo spazio, c'è un apparecchio che riesce a vedere, a fare la radiografia, diciamo, della piramide, e si scopre così che nel punto 1 c'è un buco. Il punto 2 si scopre che c'è un buco perché dalla stanza della regina, che la vedete qui là sotto, piccolina, ci hanno mandato un robottino in quella direzione e a un certo punto si è fermato perché lì non si poteva passare perché c'era un tappo. Un tappo che era stato messo, ovviamente non si poteva mettere il tappo dalla stanza della regina, quindi il tappo sarebbe stato messo da qualcun altro che stava dall'altra parte, a circa, vedete, 17 metri di distanza dall'uscita. Gli shaft della camera della regina non escono fuori, come c'è scritto su molti libri e su molte ricostruzioni. Quindi l'ipotesi di Boal che questi shaft siano da considerarsi
mettersi in relazione a delle costellazioni che si trovano in qualche modo in direzione di questi quattro punti non è vera. Perché non è vera? Non è vera per tanti motivi. Primo, perché 36.000 anni fa le cose erano piuttosto diverse, soprattutto non perché la Terra non avesse fatto il suo percorso come un orologio, ben preciso, ma perché l'asse terrestre era completamente inclinato in un modo diverso. Quindi non c'aveva niente a che fare, ovviamente, con quelle che sono le posizioni delle stelle. Qualcuno ha detto, no, ma noi abbiamo fatto bene i calcoli. Allora, ci sono due teoremi che sono ipotenò e Janssen, i due teoremi, io quando studiavo geometri che mi facevano imparare a memoria, che dicono che se tu fai una piccola, un piccolo errore di 0,0001 grado sulla inclinazione di questi assi, a distanza di milioni di anni luce ci sono spazi di galassie lì nel mezzo. Quindi è veramente improbabile che Bobal da questo punto di vista abbia ragione, anche perché gli shaft della stanza della regina non escono fuori, non ci sono le uscite. E anche perché lo shaft nord della stanza della regina, invece di essere una bacchetta dritta, come si vede qui, fa una bella curva, perché sennò va a sbattere contro il grande, la grande galleria, quella che si vede diciamo obliqua dal punto 4 al punto 5, ci sbatterebbe contro, fino a un certo punto gira e se ne va da un'altra parte. Che dire? Insomma, in qualche modo bisogna andare avanti, ecco. Insomma, l'acqua viene tirata su. Come viene tirata su l'acqua perché entri dove c'è scritto entrata dell'acqua? Viene tirata su da delle eliche di pietra, di scisto, durissime, di cui una poi vi farò vedere, vi ricorderò com'è fatta. Una sola è stata trovata in una tomba egiziana ed è stata conservata, è tuttora conservata al Museo Egizio del Cairo, è circa di mezzo metro di diametro, di scisto, un materiale difficilissimo da lavorare. Si vede chiaramente che è fatta in un certo modo, per cui ci sono dei lavori scientifici pubblicati in letteratura di alcuni egittologi che dicono che questa è un'elica che serve per far passare dei fluidi, cioè dei liquidi in questo caso. Attraverso questo tipo di operazione si può portare l'acqua a più di 78 metri, non in una sola cittata, ovviamente ci sono due o tre di queste eliche che girano una sopra l'altra che portano l'acqua a una certa altezza. A questo piano ci sono altre due o tre eliche che portano l'acqua a una certa altezza e così via. Ecco, guardate che qui c'è il problema di questa vasca gigante che sta in basso, una vasca piena di acqua. Vi siete mai chiesti, banalmente, perché la scienza a volte dimentica la banalità, dimentica il buon senso. Vi siete mai chiesti perché questo, l'entrata della piramide è qua? Un monumento normale, l'entrata l'avrebbe fatta qua, invece l'hanno fatta qua. Ma perché? È perché se la facevano qua gli sarebbe venuta acqua. Cioè, non è che ci vuole proprio uno scienziato, no? A fare una cosa del genere. Allora capite, l'acqua lì dentro come veniva trasportata? Viene trasportata da una serie di eliche che in qualche modo questo apparecchio per trasportare l'acqua non è stato inventato da Pitagora. Pitagora si è fatto un sacco di studi, è andato in Egitto, ha portato dall'Egitto cose che gli egiziani avevano già inventato. Ecco, e c'è, ovviamente, se voi andate a vedere nella piana di Giza, un percorso in pietra che fa vedere chiaramente che tutte e tre le piramidi, che erano circondate da mura, queste mura esistono veramente, e che porta, e quindi si porta con questo sistema l'acqua a qui. Qui sono state trovate due barche che subito gli egiziologi cosa hanno detto? Sono le barche che usa il faraone per andarsene all'altro mondo. La barca sacra, perché questa è una piramide che ovviamente è una tomba, anche se non è stato trovato nulla che faccia pensare che si tratti di una tomba, nulla.
né questa piramide né nessun'altra piramide in Egitto. Ma siccome una tomba, le barche servono per portare l'anima del faraone nell'oltretomba. In realtà queste due barche sono attorno, una da una parte e una dall'altra, della piramide, sono attorno, dentro questa vasca. Perché ovviamente dentro questa vasca c'erano degli operai che giravano con queste barche per riuscire a caricare e a scaricare l'acqua che usciva dalle varie, dai vari buchi. Infatti, vi ricordo che se troppa acqua entra nel foro di entrata e riempie la stanza del faraone e riempie attraverso la stanza 2 e la stanza 1 anche la stanza della regina, facendo un circolo chiuso che si chiama tubo di Quinche, l'eccesso non fa altro che uscire dall'uscita laggiù a nord. E questo era il motivo del perché la grande piramide era fatta non di 4 lati ma di 8 lati, perché ogni lato è piegato all'interno. Perché è piegato all'interno? Perché se nel mezzo della faccia della piramide esce l'acqua, questa si sparge a spruzzo su tutta la superficie della faccia della piramide. Invece, se te la fai lievemente piegata, ecco che è come una gronda di pietra e chiaramente l'acqua finisce a essere convogliata solamente su percorsi precisi, senza perdita. Guardate, qui c'è tutta la storia che io ho scritto mantenendo sempre la stessa figura, così a casa uno lo slide se lo può scaricare e può rivedere tutto come erano le cose. Durante la fase di riempimento, il punto 5, sì, che è la prestanza del faraone, il punto 5 è la prestanza del faraone, viene chiusa. Vedete, in alto a destra c'è come è fatto il punto 5. Guardate, dentro c'è la stanza del faraone. Ci sono quelle strisce verticali che sono posti dove vengono a passare delle corde. Queste corde servivano per abbassare una serie di paratie, che sono 3, di legno. Ovviamente tutto ciò che era di legno, dopo 36.000 anni, si è un po' rovinato e non si trova più, no? C'è rimasto solo l'aspetto di pietra. C'è quella pietra, lì vedete, dove alcuni operai si nascondevano dietro, perché quando la stanza veniva vuotata e si aprivano le sale cinesche, l'acqua sarebbe uscita a ventaglio e se questi non si proteggevano dietro quella pietra sarebbero stati scaricati in fondo, cioè venivano schiacciati contro la parete. Che dire, vediamo se c'è ancora qualcosa qui di anzi, ovviamente quando si chiude la stanza numero 5 l'acqua può solamente uscire dall'uscita, l'acqua in eccesso. Così anche la stanza della regina veniva chiusa come? Facendo scorrere uno dei 3 pezzi di pietra che si trovano qui, sono stati trovati qui quando i primi sono entrati nella piramide, sono 3 massi di una certa grandezza rotolati fino qua giù in fondo, che non erano qui all'inizio. Questi 3 massi sono 3 rubinetti, quindi vengono utilizzati spostandoli per tappare determinati buchi. Uno di questi massi veniva messo dentro questo corridoio. Vedremo poi che io ho trovato anche altre evidenze di questo fatto qui. Ah, e vi devo dire anche un'altra cosa. Questa è la stanza classica che viene chiamato grotto, non si sa perché gli americani l'hanno chiamata così, la stanza non finita, la stanza non finita. Ma se la piramide aveva 4.000 anni, 3.600, ci hanno avuto 3.600 anni per finirla sta stanza. Cioè, non è che non è non finita, ma doveva essere proprio così. Ed infatti guardate com'è fatta. È quella stanza che poi servirà per svuotare la piramide. Nello svuotamento della piramide, che cosa succede? Succede che la paratia al punto 5 si apre e tutta l'acqua uscirà
e cadrà nella grande galleria. Qui c'è un tappo che chiude questo passaggio, quindi qui non entra l'acqua, questo passaggio qui, orizzontale verso la camera delle regine, è chiuso, ma questo è aperto e tutta l'acqua scende verso il grotto. Qui c'è un buco per terra, tappato dai detriti, che andava chiaramente verso il Nilo e l'acqua ritornava nel Nilo. A che cosa cavolo serve questa cosa qui? È semplice. Dovevamo svuotare anche questa vasca. Quindi questa cosa sicuramente non si sa, ma te lo dico io. Arriva qui, si stappa questo buco ed ecco che l'acqua torna attraverso questa via al Nilo. È semplice. Pensate che qui c'è anche un piccolo buco dove c'è un masso che può essere, c'era un masso che può essere da tappo, e qui c'è una piccola nicchia che serve a un operatore che, se è qui mentre si scarica l'acqua, questo viene portato via, e allora si chiudeva dentro questa piccola nicchia per non essere portato via nel Nilo. Tre massi che servono, spostati opportunamente, a fare questi tipi di operazioni. Andiamo ancora avanti. Dopo che il faraone si è rigenerato, perché? A cosa serviva tutto questo? Serviva a rigenerare il faraone. Il faraone si metteva dentro la stanza della regina, dove c'era, proprio per terra si vede, un'orma di qualcosa di rotondo, cilindrico, dove il faraone stava. Probabilmente si trattava di un sarcofago, qualcosa di cilindrico. I sarcofagi, sarcofago, serve per mangiare il morto, sarcofago. In realtà, invece di mangiare il morto, sembra che il sarcofago servisse per mantenere il vivo. Tanto è vero che quando non si sapeva mantenerlo bene, facevano un sarcofago dentro l'altro, per tentare di mantenere quello che i giovani antichi egizi, non ricordandosi più a che cosa servisse il sarcofago, cercavano di imitare quello che altri prima di loro avevano fatto. Ecco perché il sarcofago è diventato qualcosa che sembra una tomba, mentre in realtà era qualcosa che doveva stare in piedi e non sdraiato, perché c'ha la base proprio per stare eretto, dritto. Quello che succedeva era che lo Zed, quella cosa che si chiama Zed, che è quella specie di struttura a cinque piani, non era nulla di particolare se non un filtro passabasso. Il vento, vedremo che è importantissimo, soffia sulle facce della piramide. La piramide è una massa gigantesca, vibra a una frequenza abbastanza bassa, ha una serie di frequenze basse, le frequenze entrano lì dentro e lì passano, filtrano solo le frequenze bassissime, mentre le frequenze più alte vengono rigettate indietro. Tutto è scritto nel libro. Ora vado velocemente avanti perché questa cosa non mi interessa, visto che l'ho già detta e approfondita a Roma. L'acqua serve per una cosa molto importante, il tubo di Quinche. Nello sarcofago, cioè nella vasca, viene introdotto un soggetto. Questo soggetto, siccome la vasca ha delle misure precise che dipendono da tre numeri fondamentali, che sono pi greco, la sezione aurea e 4.32, che è la famosa poi frequenza 432, tanto nota oggi ai musicisti, per cui tutti vogliono ricalibrare i loro pianoforti, i loro strumenti con il La quinto a 432 Hz, perché si dice che è una frequenza in cui in qualche modo l'essere umano ad ascoltare la musica a 432 si sente meglio. C'è una ragione fondamentale, perché il 432 è uno di quei numeri su cui è costruito l'universo, come pi greco e come la sezione aurea. In quella vasca c'è un povero disgraziato. Questo povero disgraziato, la vasca vibra a 3,89 Hz. Da sopra, in alto, la camera entra in risonanza a circa 32 Hz, 32,9. La somma
diciamo, il rapporto tra queste due frequenze fa esattamente 128 Hz, cioè 2 alla quinta. 128 Hz entrano nell'acqua e con il tubo di Quink passano nella stanza di sotto. Nella stanza di sotto c'è praticamente uno strumento musicale. Che cos'è? Uno strumento musicale che è la ricchia della camera della regina, che è quella struttura fatta a 5 livelli, dove davanti c'era una struttura di legno. Si vedeva perfettamente dal pavimento che Zakia Was ha modificato per evitare che qualcuno capisse questa cosa. L'acqua, con la sua frequenza, ridona all'aria, cioè a questa specie di arpa senza corde, che è la nicchia della regina, la frequenza di 3,89 Hz, che riandando nell'aria va a sbattere contro il cilindro di legno che contiene il faraone. E lì la parte animica di quel signore che stava lì sopra, sganciata attraverso il tubo di Quinche, entra nel corpo del faraone. Vi ricordo che nell'aria la velocità del suono è circa 342 metri al secondo, nell'acqua 1400 metri al secondo, nella roccia, nel granito, più 4400 metri al secondo. Pensate. A questo punto bisognava svuotare la piscina, e la piscina veniva svuotata, come dicevo prima, aprendo in alto la stanza, le sale cinesche, facendo scorrere l'acqua che sarebbe finita attraverso il punto numero 4 nel grotto. Dopodiché bisognava togliere anche l'acqua della stanza della regina. Quindi il masso che era qui veniva portato indietro e alzato. Si vedono perfettamente le pulegge di legno che c'erano, come erano incastrate nella roccia, per far uscire l'acqua che sarebbe finita qua. Ma siccome qui c'è uno scalino, vedete com'è fatta? C'è uno scalino qui, piccolo, quindi tutta l'acqua che supera lo scalino se ne va, ma l'acqua che non supera lo scalino rimane. E allora cosa si è scoperto? Che qui c'è un tubo, un buco per terra pieno di materiale di scarico che nessuno ha mai tirato fuori. Questo buco, se voi guardate, è direttamente sopra il grotto. Si apriva questo buco e l'acqua usciva da qui e tornava al Nilo. Nel grotto, sul soffitto, c'è proprio un buco quadrato che fa capire che sopra c'era qualcosa di corrispondente. Quindi, tutto era semplicemente, diciamo, a portata di mano di tutti. Guardate, l'uscita della stanza del faraone, dove c'erano le sale cinesche, quella cosa lì non si vede più oggi, perché Zakia Was ci ha messo sopra delle tavole di legno e non è più visibile. Lo vedi l'acqua che usciva di lì a botta, a grande velocità, che ha distrutto il granito? Guarda qui, questi sono gli scalini del grande, galleria. Perché gli scalini? Gli scalini perché se te fai scorrere l'acqua su un piano inclinato, l'acqua aumenta la velocità. L'unico modo per mantenere la velocità costante è per non spazzare via tutti quei poveri operai che c'erano sopra, a destra e a sinistra, ai lati, perché l'acqua scorreva nel mezzo, sarebbero stati spazzati via. E infatti in questi scalini ci sono le tracce della corrosione dell'acqua. Cosa ha fatto Zakia Was? Ci ha messo sopra delle tavole di legno, così non si vede. Questo è l'aggeggio di scisto che serve per tirare su l'acqua. Guardate, si vede che c'è l'acqua che esce da qui, che usciva. Si vede soprattutto qui. Questa è la bocca che entra nella stanza del re. In alto si vede come è fatta bene. Questa è una ricostruzione di francesi che l'hanno ricostruito la camera del re in 3D. Si vede chiaramente che è esplosa praticamente quella buca lì, perché è la buca di entrata dell'acqua. Cosa dice l'egittologo di turno? Dice, sì, perché l'acqua era l'acqua piovana. L'acqua piovana. C'è qualche cosa che non va. Perché l'acqua piovana non avrebbe corroso fino a questo punto l'entrata nella galleria
obliqua. Una dichiarazione di Zakia Watts dice che ho recentemente trovato, dice, quando siamo entrati nella piramide, l'abbiamo trovata all'interno, tutte le stanze, coperte le pareti da 3-4 centimetri di sale, che abbiamo eroso a mano. Ma tu guarda, e il sale da dove viene? Perché il Nilo, l'acqua salata, non ce l'ha mica. L'acqua salata viene perché la piramide è stata costruita 36.000 anni fa. 13.000 anni fa c'è stato un evento cataclismatico molto importante per cui il livello dell'acqua, del mare, della zona è salito di più di 80 metri, andando sopra il livello dell'entrata come buchi del shaft, per cui l'acqua del mare è entrata e ha distrutto la piramide all'interno, evaporando con grandissima lentezza in centinaia di anni e buttando giù quelli che sono i tre blocchi, i tre massi, i tre rubinetti di pietra che sono stati buttati giù, scivolati giù fino praticamente alla fine del percorso. Che dire? Vedete? Nella stanza, nel corridoio orizzontale che porta alla camera della regina, guardate che cosa si trova. Si trova qui, in fondo, lì c'è la camera della regina, un buco nel pavimento. Quello è il tappo che serviva per l'acqua, per buttare l'acqua giù nel grotto. E ci sono anche queste strane escrescenze nel muro. 1, 2, 3, se le vedete da quest'altra indicazione, che servivano a mettere delle tavole sopra per far passare gli operai perché sotto c'era l'acqua. E il tubo di Quinche, cioè tutto riempito, il circuito, stanza del re, stanza della regina, ha bisogno di essere accordato, perché sennò la frequenza della stanza del re non va sotto, si diventa un'altra stanza, è come la culissa di un trombone che a secondo di come la allunghi e la accorci ti darà una tonalità diversa. Ecco, questa è la radiografia, possiamo dire così, del pavimento di questo corridoio. Vedete, est, west, sud, nord. In questo caso, quando tu hai una pietra, un pietrone che è a questa altezza e lo devi far scorrere e lo metterai a secondo della necessità nella posizione giusta perché questa culissa di trombone faccia in modo che tutta la frequenza del piano di sopra vada esattamente al piano di sotto. È per questo che esistono dei drill, dei buchi fatti come se fossero trapanati a ogni tanto, perché qui si mettevano dei blocchi di legno che avrebbero bloccato a seconda della possibilità, della necessità, quella specie di tappo gigante che ho chiamato rubinetto di pietra. Non solo, ma quando il rubinetto veniva tolto, a seconda che fosse in questa posizione, per esempio, ecco che l'acqua cominciava a fare dei giri particolari, facendo capire nel pavimento che a seconda di come questi blocchi venivano spostati, l'acqua corrodeva il pavimento. C'è scritto lì. Certo, come i costruttori delle piramidi di Khnum Khufu lavoravano con acqua e aria in un modo molto particolare. E ora, di qui in poi, comincia un viaggio nuovo. Guardate che cosa ci ha fatto Zakia Watts, che conosceva benissimo la situazione. Questa, che cos'è? Qui siamo a un chilometro e mezzo dalla piana di Giza. È una caserma. Questa caserma è stata costruita sotto un buco. Un buco che Zakia Watts ha definito una piramide non finita. Non finita. Cosa ha fatto Zakia Watts della piramide non finita? L'ha presa e il buco l'ha riempito di sabbia. E sopra ci ha costruito una caserma. Ma che strano! Perché? Purtroppo le bugie hanno le gambe corte. Guardate come era fatto il buco prima. Il buco, qui siamo a El Arian,
ricordatevi questo nome, El Arihan. Questo buco era così quando nel 1920-30 ci hanno fatto un film, gli antichi romani, gli americani, Hollywood, e allora questo buco era aperto. C'è una discesa veloce a picco che entra qui dentro, qui c'è una situazione a T che vedete anche qui in un'altra, da un'altra angolazione, e io mi sono chiesto, perché bisogna farsi le domande, come mi ero chiesto, ma come mai la vasca del faraone è alla stessa altezza del buco nel muro? Qui mi sono fatto un'altra domanda. Siamo nel deserto. Nel deserto ogni tanto c'è un vento della Madonna, il famoso Ghibli. Ma anche se non ci fosse sto vento, ma come mai in migliaia di anni questo buco non si è mai riempito di sabbia? Cioè, è una domanda lecita. C'è un buco. Perché non si è riempito di sabbia? Non si è riempito di sabbia perché evidentemente dentro il vento fa, entrando di qui, a picco e sbattendo contro questa parete, in qualche modo, una corrente ascensionale, per cui la sabbia dentro non ci può entrare. Oh, è l'unica possibilità che abbiamo. E come è fatto dentro? Cosa c'è dentro? Guardate, questo è uno dei due lati, quando ancora lo stavano lavorando. Qui c'è una scalinata a picco che va giù, e a un certo punto guardate qui, il pavimento. Questi sono limestone, come dicono gli inglesi, cioè materiali di riporto, insomma, come dire, terra, non è roccia, la roccia è questa, che va lì, dove c'è quell'ovale. Quell'ovale è quel pietrone lì, un pietrone con certe dimensioni, che dentro c'è scavato in un unico blocco quel buco lì. E poi c'è anche il tappo, il tappone. Ecco come si vede dalla ricostruzione del computer. Ecco come si vede il pavimento. Ma perché fare quel pavimento di materiale diverso? Perché farlo di granito? Vi ricordo che la velocità dell'onda, del rumore, del suono nel granito è 4.400 addirittura metri al secondo. Che strano! E il tappo non è appoggiato qui, il tappo sta sopra, ci sono dei sostegni che lo tengono. Che strano! Guarda questa struttura come è fatta, vuota, la sabbia non c'entrava. Per farci entrare la sabbia c'è voluto Zakiawas che con il suo secchiello e i suoi operai l'ha riempita di sabbia. Ma perché avrà riempito di sabbia questa cosa, no? Te lo poi chiede. Perché? Perché noi ci troviamo di fronte a qualcosa che era un antico modo per ottenere quello che si otteneva con la piramide, ma in un modo meno sofisticato. Di che cosa si tratta? Di un fischietto gigante, un fischietto di pietra e un fischietto che in qualche modo fa infrasuoni, proprio perché è gigantesco. Quindi entra l'aria del vento velocemente nella scalinata, si divide in un certo modo e dentro si creano delle correnti. Io cosa ho fatto? Ho preso il computer, ho messo la piramide di El Arihan dentro la stanza del vento e sono andato a vedere cosa succede. E qui mi sono accorto di cose un po' stranette. Cosa succede? Guardate, il vento entra e si divide in due rotazioni, questa e quella là sopra. Vi rendete, ora si vede in modo molto leggero, ma in alto vedete la velocità lungo l'asse X, VX, del vento e scoprite, andando a vedere come è fatto quel grafico, che proprio in questo punto, grosso modo qui, si ha vento zero. Ma attorno a dove stava quello strano ovale c'è la vibrazione. Non sarà che questa cosa serviva perché lì dentro ci si metteva come al solito il corpo di qualcuno quando il vento sventolava. E dall'altra parte?
guardate, tutti questi strani monumenti hanno la caratteristica di dividere il vento in due posti. Uno dove il vento risuona in un modo e l'altro dove il vento risuona in modo opposto, come se fosse un diapason. E quando il diapason risuona, una delle due lamelle va a destra mentre l'altra va a sinistra. Che strano! La struttura sotterranea, quindi di Zayet El Arian, non è una piramide non terminata, ma una struttura che serve per creare le stesse vibrazioni che si creavano nella piramide di Cheope, ma meno raffinata. Meno raffinata. Già, rivediamola dall'alto, non si vede niente. Allora, perché questo buon Zaki Hawass ha distrutto un monumento così importante? Per non far capire a che cosa serve, no? Però purtroppo il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. No, ce n'è un'altra. E questa da dove viene? Questa è Abu Rawash. Abu Rawash, guardate, dall'alto, cioè, si vede dall'alto una piramide non finita, anche questa è una piramide non finita, anche se non c'è nessun blocco, nessun materiale che faccia capire che quella è una piramide non finita. Guardiamola da vicino. C'è ancora la discesa in fondo, guardate dall'altra posizione, la vedete? È un po' più ma ridotta, ma è la stessa cosa. No, ce ne sono già due. Ma che strano. E questa? Questa è Gedra, nata volta, dicono a Napoli. Guarda, qui si vede anche una cosa molto importante che ha fatto erroneamente pensare che si trattasse di una piramide non finita. Perché c'è un monticello, cioè in alto si alza, il buco è in qualche modo, c'ha una cresta di terra che lo sovrasta. Tutti questi monumenti vuoti. Mai un chicco di sabbia che sia entrato in questi monumenti. Siamo nel deserto. Come mai non c'entrano? Non c'entrano perché c'è una corrente ascensionale forte che entra l'aria e butta, non permette a niente di entrarci. Guarda, vedi qui che c'è un buco nella terra? E te dici, ma a che cosa serve quel buco lì? Tra un po' lo vediamo. Ecco dove si trovano Gedra, El Arian e Rawash, lassù. Che strano, si trovano tutti sulla stessa linea. È un po' strano, no? E guardate, Gedra e El Arian sono sostanzialmente uguali. La stessa tecnica, guardate come sono i bordi qui, aperti così, perché l'aria deve uscire qui, non entra niente. E Getra, che non vi ho fatto ancora vedere, è la stessa, ha lo stesso sistema, o Gedefre, come viene chiamata. La ricostruzione, questi sarebbero 106 metri quadrati, per una ipotetica altezza stimata di 60-65 metri se ci fosse stata una piramide, ma la piramide non c'è mai stata. Guarda qui il solito buco in tre dimensioni, come si vede, che cosa sarà quello lì? Ecco com'era fatta la ricostruzione che potremo vedere oggi, cioè c'è un rialzo, un sopralzo del terreno che serve per far entrare il vento che altrimenti non ci entrerebbe lì dentro, perché se il buco è all'altezza del piano terra, il vento ci passa sopra. Invece con questo trucchetto il vento ci passa dentro. Nota sempre il buco lungo, strano, che c'è di là. Che è questo? Ma che cosa servirà questo? Qualche ricercatore ha scoperto una cosa interessante. C'era una ruota dentro. E la ruota a cosa serve? Vi faccio notare che questo buco è esattamente nella stessa direzione dell'entrata.
sono paralleli. È strano, ti pare? Cioè, io mi chiedo perché, forse mi faccio troppe domande. Ma che cos'era questa cosa lì? Un anemometro, cioè qualcosa che misurava la velocità del vento, e non era di quegli anemometri che abbiamo noi che è fatto così, perché quella velocità lì a me non mi interessa. A me interessa la velocità che scende dentro la Terra. Allora devo fare un anemometro verticale in cui si potrà misurare, a seconda della velocità della ruota, il tipo, la forza del vento che entra, che sarebbe entrata dentro questa struttura. Perché quando la forza del vento sarebbe entrata in quella struttura, ecco che il faraone era pronto per mettersi in quel posto strano che abbiamo visto, dove una particolare vibrazione lo avrebbe colpito. Una vibrazione di qua, un'antivibrazione di là, nella L. Vuoi vedere che da una parte c'era il faraone accettore e dall'altra parte c'era il solito disgraziato donatore? Guarda questa. Questa è Djoser, la piramide famosa di Saqqara, quella che conoscono tutti, che è antichissima, molto prima della piramide di Cheope, si dice così. Fammi vedere. No? Guarda com'è fatta l'entrata. Che strana questa entrata, mi ricorda qualcosa. Guarda com'è fatto il pavimento della stanza sotterranea e paragonala a quello qui di El Arian. C'è una pietra particolarmente tonda a un certo punto, più o meno nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata quella struttura lì. E Saqqara è molto più antica, è un modello vecchio, diciamo, di struttura in pietra che, lavorando col vento, serve a provocare quella vibrazione, quel suono, quel rumore che forse al faraone gli faceva comodo. Dunque, queste strutture sotterranee non sono affatto piramidi non finite, ma strutture che sfruttano il vento come camere risonanti per ottenere infrasuoni che provocano in alcune parti della struttura vibrazioni a bassa frequenza. Esse sono forse le stesse vibrazioni che potevano essere usate nella piramide di Cheope. Siamo in presenza quindi di costruzioni che si evolvono nel tempo. Ci sono ancora modelli più remoti, più anziani di questa cosa. Qui non si vede quasi niente, siamo nel deserto, vedi che c'è una buca lì, una scaletta. Ora ti faccio vedere questa scaletta com'è fatta. Ora la vedi meglio. Ma che cos'è questa scaletta? Guarda com'è fatta dentro. Pareti strette. Guarda com'è fatta dall'alto. Di questi non ne parla nessuno, però ci sono, poverine. A un certo punto si ferma, qui, si blocca, e tutto entra solo nella stanza di sotto, che è fatta così. Oh, che strano! Guarda, qui ci ritrovi la stessa tipo di struttura che trovavi nella stanza della regina, nella piramide di Cheope. Nota questa struttura qui, questo strano pavimento. Il soggetto veniva messo qui. Vedrete perché dopo. Ah, qui siamo nello Yemen. A un certo punto, in questo posto che si chiama Bainun, dove c'è anche un museetto, dove ci sono state recuperate un sacco di cose, statue, cose lame, c'è la roccia che è stata tagliata così. E te dici, ma perché? Tagliata così dagli uomini della pietra, perché questo è neolitico. Uomini con la clava che fanno quel taglio lì. Questo. Che lo vedete ancora meglio qui. Questo. Guarda come sono piccoline le persone. Gli uomini della pietra, come? Non lo so. Cosa c'è scritto? Abbiamo trovato un'iscrizione che dice che questa struttura ha a che fare con l'acqua.
a che fare con l'acqua serviva sicuramente per dar da bere a quelli del villaggio. Cioè, convogliava questa spaccatura nel terreno, convogliava l'acqua piovana. Io che cosa ho cercato? Ho cercato di vedere se qualcuno aveva fotografato la stanza dentro. E l'ho trovata. L'ho trovata in una televisione araba, dal nome non so assolutamente tradurlo, in cui ci sono due foto, una della stanza di destra, l'altra della stanza di sinistra, che io ho messo insieme. Si tratta di una colonna centrale e di una stanza tonda, guardate il soffitto, dove l'aria entra e esce, oppure l'aria entra e, come vedremo nella stanza del vento, provoca due situazioni che formano il solito di Abbasson. Che strano. Che dire, il vento entra nel sotterraneo, nelle pareti sotterranee di questi monumenti e fa qualcosa. Questo qualcosa è, cioè ce lo dobbiamo chiedere, insomma, la domanda a farsi è, ora, è la seguente, da dove viene questo tipo di tecnologia? Perché qui siamo, ve lo ricordo, se Zaki Hawass avesse ragione e le piramidi avessero 3600 anni, 3600 anni fa in Egitto non avevano neanche la rota, cioè non sapevano niente, non avevano la scrittura, ovviamente. Quindi poi in un'altra prossima conferenza vedremo da dove vengono i geroglifici e che cosa hanno a che fare con la lingua indo-ariana, ma questo lo vediamo la prossima fois, la prossima volta. Io mi faccio le domande e poi mi devo dare delle risposte. Allora, questa tecnologia era conosciuta anche da, che ne so, dallo stesso Zaki Hawass, che l'ha voluta nascondere. E se l'ha voluta nascondere perché? Che tipo di tecnologia è? Qui siamo nell'area 51, guarda che cosa ti sono andata a trovare. Nell'area 51 c'è un posto fatto così, c'è il solito buco, uguale a quelli che abbiamo visto, e lassù, la vedremo meglio, una piramide con una spaccatura nel centro e un buco in alto, piramide a 3. La piramide a 3 è più comoda di una piramide a 4, perché riesce a costruirla meglio. La piramide a 4, di quella grandezza, ci vogliono dei teodoliti estremamente precisi, perché sennò non ci si trova in alto. Guardate che in alto c'è un buchino, quel buchino lì è molto importante. Ecco com'è fatta. C'è la stessa entrata e la piramide lì. Qui Saqqara, qui area 51. Che strano, dai! Io non è che, cioè, dico troppe volte cioè. Però delle domande me le devo fare. Ma perché? Ma non sarà che anche nell'area 51 si sono fatte tante seghe cercando di costruire cose tremende, eccetera, eccetera, e poi alla fine hanno detto, ma per fare quello che facevano gli antichi egizi bisogna ricostruire tecnicamente i loro stessi monumenti. Strano. Guarda l'entrata dell'area 51 e guarda l'entrata di Saqqara. Sono uguali, o se non sono uguali ci assomigliano molto. Guarda, la vedi quella spaccatura lì che c'è nell'area 51? La vedi, poverina, la piramide di Micerino, che ora comincia a capire a che cosa serve quel buco lì? Perché non lo sa mica nessuno a cosa serve quel buco lì nella piramide di Micerino. E ora scopri che Micerino è una piramide che tecnicamente è un modello non così avanzato come la piramide di Cheope, che sfrutta il vento che entra lì dentro e fa delle cose. E il vento esce, entra dalla superficie ed esce dall'alto. È un fischietto, si potrebbe dire così. Eh sì, e poi vengono le cazzate. Certo, perché tutte le volte che si cerca di capire qualche cosa, c'è sempre qualcuno che ha tanti soldi e che ovviamente non vuole che queste cose si capiscono, che cerca di depistarti. Sì, ha detto questo signore molto ricco,
le piramidi sono state fatte dagli alieni, un po' per accottarlo. No, non sono state fatte dagli alieni, ma noi dobbiamo credere. È meglio che si creda che sono stati gli alieni, tanto questi se ne sono andati, chissà dove sono, ora non gli sono manco più chiedere niente a loro, che ci si domandi il vero motivo, cioè sono stati fatti dagli uomini e perché? Perché servivano a fare qualcosa, mettere, in questo caso il faraone, per rigenerare la sua vita, in condizioni di essere sottoposto a questo trattamento vibratorio. E il trattamento vibratorio aveva a che fare con la frequenza animica, 3,89 Hz, 4 Hz. Ma se te scopri questo, allora vuol dire che l'essere umano è fatto di un'anima, di una mente, di uno spirito che possono essere riuniti. Eh no, questo il governante non vuole che tu lo sappia, perché sennò lui è finito. E allora? Allora si tirano fuori gli alieni ogni 5 minuti. Allora, la realtà, come dicevo, è molto diversa. In un periodo storico molto lontano, questa tecnologia era già utilizzata, ma molto prima degli antichi egizi. E guardiamo, perché c'è scritto, si vede. Poniamo infatti lo sguardo, grosso modo, su 50.000 anni fa, l'uomo della pietra, neolitico. E guardiamo questa cosa, qui siamo a Al-Nasla. Al-Nasla è fra il confine del mondo arabo e del mondo, come si dice, israeliano, israelitico. Guarda questa roccetta, che ci avrà 30.000 anni, non lo so perché non si può determinare. L'età, gli hanno dato un'età di 5-6.000 anni fa, perché? Perché si sono trovati delle tracce di disegni, di pitture neolitiche sull'altra faccia di questa pietra. Pensa che questa pietra è stata tagliata in due, ma nota che chi ha tagliato la pietra in due ha fatto in modo che il baricentro dei due pezzi rimanesse dentro la base, perché se no si sarebbe aperto come una mela tagliata. E invece no. Guarda da quest'altra parte. Quest'altra parte è completamente piatta. Questo è praticamente quello che è rimasto, perché la corrosione in 40.000 anni ha fatto il resto, ma vi posso assicurare che era quasi sicuramente simmetrica da tutte e due le parti. Ci sono dei disegnini, un cavallo, un signore, degli strani simboli che nessuno sa assolutamente dire di che cosa si tratta. Cosa dice la scienza ufficiale? È un fenomeno naturale. Cioè, te ridi, anche quando uno ti dice che devi mettere la mascherina, cosa fai? Ridi. Perché? Per lo stesso motivo. Te sembra strano, cioè, te c'hai il buon senso, l'occhio, capisci delle cose, non sei scemo. Gli scemi non ridono. Guarda com'è fatta da vicino. È stato il raggio laser degli alieni. Ma quali alieni? Se ci fosse stato un raggio laser, ci sarebbe stata una vetrificazione del terreno, perché il laser scalda e la pietra sarebbe andata in pezzi. Pensa, dopo 30.000 anni questa roba è rimasta lì, così. In Italia c'è un terremoto, crolla mezza Italia, questa pietra rimane così. Beh, cioè, devi pensare, a che cosa cavolo serve questo? La mettiamo nella stanza del vento e guardiamo cosa succede. Nella stanza del vento, la vediamo qua. Nella stanza del vento, il vento entra e si divide in due rivoli, chiamiamoli così. Al centro, come vedete nel grafico di sopra, al centro c'è un punto, la linea nera, in cui non c'è vento. Però c'è una cosa interessante. Le due parti di vento circolano così e quindi le due rocce vibrano in controfase così, come se fossero un diapason. Quello è un diapason di pietra che emette una bassissima frequenza, ovviamente 3, 7, 5 Hz. Dovevamo capire come era fatta tutta
la massa per capire, non si può fare un calcolo, però siamo nell'intorno dei 10 Hz sicuramente, al di sotto dei 20 Hz sicuramente, un diapason. E i dolmen si trovano in tutte le parti del mondo. Non so se ci avete fatto caso, ve ne faccio vedere qualcuno. Qui siamo in India. Sono un pietrone della Madonna, gigantesco, che poggia su tre puntini piccoli per terra su un'altra pietra di granito. Ma guarda sopra cosa c'è. Ci sono due pietre col taglio nel mezzo. Guarda, così si vede com'è grande. Siamo nel Neolitico. Ma come cavolo fai a tirare su una roba del genere? La forza lavoro, sì, ho capito. Qualcuno spara la cazzata, erano giganti, ho capito, ma devono essere giganti muscolosi, perché questi sono centinaia di tonnellate. E lì sopra c'è la solita struttura, la fenditura nel mezzo, il diapason che vibra, che porta la vibrazione sulla parte di sotto e attraverso i tre punti base, non quattro, non cinque, non dieci, la porta sotto nella parte qui, che è anche questa di granito, quindi non è terticciola così, è granito, però c'è una cosa carina, al centro c'è quel disegno lì, come dire, te mettiti lì e lì ti succederà qualcosa, quello è il segno, il posto, il punto in cui la vibrazione è massima. Nel Neolitico sapevano fare queste cose. Ah, beh, queste sono le famose pietre a fungo di Kerala, guardate. C'è il solito taglio nel mezzo. E questo è un diapason che suona. Ce ne sono di diverso tipo. Addirittura, in alcune di queste, ci sono dei tagli precisi che servono, questi tagli così geometricamente condotti, a fare in modo che questa pietra perda in parte un poco di peso e quindi si aggiusti il suo peso alla giusta vibrazione e poi risuoni, perché queste scanelature producono un certo tipo di vibrazione che se queste scanelature non ci fossero con uno strumento musicale non ci sarebbe quella vibrazione. Guarda, qui siamo in Francia, è il Goat, questo funghetto dove c'è l'omino davanti alla solita fenditura e a questo pietrone gigantesco che da un'altra postazione te vedi, gigante. Va bene, non si sa come è stato fatto, e già questo è un problema, perché siamo nel Neolitico, ve lo ricordo, ma forse non siamo nel Neolitico. Siamo nel Neolitico solo per gli scienziati che hanno trovato, accanto a queste cose, delle ossa, che ne so, de Cro-Magnon, di Neanderthal, eccetera, e allora hanno detto, è così, ma in realtà queste strutture ce l'hanno trovate, e allora hanno detto, beh, già che ci sono queste strutture che sono strane, che sono carine, mi ci fai abitare lì vicino? Guarda che è tremenda, è gigantesca questa cosa. Vediamone alcune altre, qui sono nella penisola di Kola, quindi siamo nel nord Europa. Chi l'ha sollevato un aggeggio del genere per metterci sotto queste pietre? E questi non ti credere che sono i più grandi, pietroni, non esiste. Chi li solleva questi blocchi? Blocchi di pietra di svariate decine di tonnellate, posti su tre appoggi, quasi sempre tre, in modo da lasciare una camera tra il pavimento e questo soffitto. Il vento ci scorre sopra, vedete come si usava il vento, poi vedremo anche l'acqua, no? E per ottenere l'unica cosa che si può ottenere, la vibrazione. Anche qui altri esempi. È veramente incredibile pensare come sta in piedi quella pietra lì. Non è importante l'estetica, è importante la massa, per cui quella particolare massa lì ti darà quel particolare tipo di vibrazione lì. Perché c'è una legge che lega, libro gli, seno di omega t più phi,
dice lo scienziato, cioè dipende dalla massa che tu hai colpita con un martello, la vibrazione che questo martello ti dà. Quindi siamo per esempio sul Mar Nero. Tutti i puntini rossi sono dolmen. Ce n'è uno ogni 5 minuti. Ma che cosa sono? Qui siamo in Crimea, anche qui pieno. Ma che cosa sono? Questa non sono, vedete, questi sono gli Stati Uniti. Ma chi ce l'ha messo quel pietrone lassù in cima? E vedete che si cerca sempre di tagliare il vento in modo che produca quello strano effetto lamina. E qui c'è una mappa approssimata, vedremo che poi ne troveremo una migliore, in cui i dolmen dove stanno? In Europa, in Spagna soprattutto, nelle coste dell'Africa del Nord, India e poi anche in parte nel tessuto delle isole australiane, nella Nuova Zelanda, diciamo, e poi lassù in alto, ai confini con la Cina. In realtà è nel nord, quindi penisola di Kola, Inghilterra. Non è solo così, perché vedete, ci sono anche in America, e qui non vengono descritte, ma vedrete fra un attimo. Ecco, questa è una particolare cosa, cioè innanzitutto il taglio della pietra. Ma questa pietra qui, come l'hanno fatto a tagliarla così per benino? Della stessa grandezza, dello stesso epaisse, spessore. Questo perché quando c'è la vibrazione, e infatti notate che tutti questi monumenti sono all'aria aperta, in posti dove non ci sono impedimenti, lì c'è il vento. E o ti ci metti sotto, quando c'è un pavimento di roccia, oppure ti ci stendi sopra, e in questo caso questo è quello che stava succedendo. Guarda questo. Questi tipi di dolmen sono stati fatti in modo particolare. C'è la roccia sotto, piana, che è scavata, e a un certo punto nelle scavature della roccia ci si piantano, ci si mettono perché non oscillino, non debbano cadere, questi lastroni che fanno la parete di questa stanza più o meno cubica con il pietrone sopra. Guarda in realtà dove sono stati trovati, dappertutto, e in Africa anche qui. Questa è la zona da cui vengono gli antichi egizi, questa è la zona dove sono state trovate le prime piramidi, quelle più antiche. Poi si dice, la storia dice, che questa popolazione ha migrato al nord e ha costruito il Cairo, ma ve lo faccio notare per farvelo ricordare, India, pieno, America del Nord, pieno, America del Sud, pieno. Com'è possibile che nello stesso periodo di tempo trogloditi con la clava in mano si siano comunicati la scienza di come costruire sti dolmen? Cioè, ci vuole la fantasia. Questa è la fantasia che c'è scritta sui libri. Guardate, qui ce ne sono degli altri. Perché sono talmente tanti che ti devi chiedere a un certo punto, ok, ma a cosa servono? A cosa servono? Questo è in Russia, questo è il più bellino di tutti. Perché? Guarda, è un monumento nazionale, sembra un bunker nazista. Questo, a differenza degli altri, non è stato fatto con le pietrone destra, sinistra, alto, basso. È una roccia scavata a cubo dove c'è stato piazzato davanti il portoncino col buco tondo nel mezzo. Allora, buco tondo è perfettamente tondo. Guarda, la perfezione del taglio della roccia. Siamo nel Neolitico. L'uomo ci aveva la clava, secondo quello che c'è scritto sui libri. Ma non sarà forse che con Neolitico, con l'uomo della clava, questi non c'hanno niente a che vedere. Guarda un po' il terreno che è stato trovato lì, dove c'è questa costruzione. Allora vi faccio vedere. Questa è la stanza del vento.
Nella stanza del vento si vede chiaramente che quando nel buco c'entra l'aria si creano due vortici, ancora due vortici, in cui se tu ti metti a destra un tizio e a sinistra se ne mette un altro tizio, la controvibrazione tra questi due tizi fa in qualche modo lo stesso tipo di effetto che noi avevamo a El Arian. Uguale. Però questo è un po' tirato via, è qualche cosa che El Arian rappresenta una sofisticazione rispetto, e questi sono più antichi, ma molto più antichi, non quindi 5.500 anni prima di Cristo, ma forse 50.000 anni prima di Cristo, e vi posso assicurare che non lo sa nessuno. Guardate il terreno che è stato trovato lì accanto. Ci sono dei carotaggi rotondi che qualcosa ha fatto nel terreno, vedete? Si vede benissimo anche di qua. E i carotaggi nel granito, perché quello è granito, sono stati fatti in modo tale che due carotature vicine producono un sottile filo di granito che non si è nemmeno sbriciolato. Noi non siamo capaci di farlo, te lo dico subito. Come l'hanno fatto? Gli uomini della pietra? Facciamoci quattro risate. Allora si comincia a comprendere che l'arte di lavorare il granito e la conoscenza della dinamica dei fluidi che i nostri predecessori avevano, con i fluidi intendo l'acqua e l'aria, noi oggi ce la sogniamo, non siamo capaci sostanzialmente, e tentiamo di recuperarla, ma non sicuramente con quello che ci dice Zakia Was. Allora tutto ciò non si deve sapere, evidentemente, altrimenti l'uomo comprenderebbe tutta una serie di cose che non deve capire, perché queste cose ci sono dappertutto, in tutte le parti del mondo, non è un esempio, c'è pieno in tutte le parti del mondo. Come mai sui libri non c'è un discorso chiaro su questa cosa? Perché nessuno ha pensato finora che la piramide di Cheope era la rappresentazione di un modello più evoluto che serviva a fare qualcosa? Era banale, è sotto gli occhi di tutti. Quindi, perché poi c'è il problema che quando i geologi trovano un antico manufatto e non sanno che cazzo è, dicono è una tomba. Sostanzialmente funziona così. Sai che sia, sarà una tomba. Ma anche no. Soprattutto quando non si trovano neanche i resti di un povero disgraziato. Qualche volta si sono trovati i resti di qualche povero disgraziato il quale ha usato quella roba per farci la sua tomba, ma non l'aveva costruita lui, questo povero disgraziato, perché lui non sapeva costruirla. Guarda un po', questa è troppo bella, è come la tomba di Kurgan. Siamo in Crimea. Guarda com'è fatta da vicino, c'è un colle coperto di pietra, ci avviciniamo ed entriamo in questa strana struttura, le cui pareti assomigliano a una stanza di registrazione. Non so se ci avete fatto caso, e guarda stranamente di cosa si tratta. No, cosa c'è dentro? La stessa struttura che noi troviamo nella camera della regina. Nella piramide di Cheope. Cosa c'è dentro? La stanza di registrazione. Con quello che una volta era un buco. Un buco perché l'aria entra dentro incanalandosi in questo modo, esce dall'alto e questa struttura è un fischietto. E fischia una nota sola. La nota che dipende dalla massa totale di pietra che c'è intorno. Sì, guarda, se vai in Sardegna ne trovi di tutti i colori. Vedi che c'è lo stesso tipo di struttura. Cosa sono i nuraghe? Non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. La Sardegna ha una storia estremamente interessante, no? Perché a un certo punto, se uno va al Museo di Cagliari, scopre che prima
Prima dell'uomo della pietra c'erano le sculturine fatte bene, i dipinti fatti bene, tutti i vasetti fatti bene. A un certo punto si dimenticano tutto e viene fuori un buco spazio-temporale e subito dopo veramente gente della pietra che ha le selci. Ma e quelli di prima? Nessuno ha saputo darmi una risposta quando io l'ho chiesto agli esperti. Quella roba lì, chi cavolo l'ha costruita? La tomba di Agamennone. Sui testi di scuola c'è scritto, è la tomba di Agamennone. Agamennone era un tizio che voi sapete, la guerra di Troia, gli hanno fregato la moglie, era incazzatissimo, a un certo punto, però era un personaggio importante, muore, gli fanno la tomba. Ma quale tomba di Agamennone? Questa è la tomba, sarebbe la tomba di Agamennone, a parte che vi faccio notare che un essere umano è alto così, quindi immaginati quella porta lì come è grande, lì ti dice l'architetto, in alto c'è quel triangolo che serve a scaricare il peso, ma quale peso? Che sopra non c'è niente, il peso semmai è di là, ma qui proprio non c'è niente che te scarica sto peso, non c'è niente da scaricare. Guarda com'è fatta dentro. Dentro ti rendi conto che finché non hai messo l'ultimo pietrone in alto, crolla tutto. Perché è autoreggente, come le calze. È autoreggente. Qui non si vede da questa foto perché c'è un riflesso. C'è un'altra stanzettina, piccola. Cosa hanno trovato dentro la tomba di Agamennone, Atreus? Le chiodi nel muro. E che cosa hanno detto? Servivano per appendere il tesoro di Agamennone. Sì, ho capito. E poi una ventina di perline per terra. Quello era il tesoro di Agamennone. La maschera di Agamennone, che qualcuno di voi avrà visto su qualche libro di storia, con questa roba non c'entra una mazza. È stata trovata da un'altra parte e gli storici ora dicono che manco se parla di Agamennone perché era di un altro periodo. Questa sarebbe la tomba di Agamennone. No! Questa è un'altra cosa. Guarda come sono fatte le giunture delle pietre. Vedi dove sono le frecce, la freccia nera lì? Questa è la stanzetta a cui mi stavo riferendo. Pensate che questa è una enorme zampogna. Entra il vento lì dentro ed è una zampogna sostanzialmente. Dove in alto usciva l'aria. Guarda le pietre come sono state fatte, questa strana posizione. Guarda in Perù la stessa identica posizione. Serviva per non far scorrere le pietre, no? Anche che sono veramente pesanti che ti dici, ma non scorre. Eppure scorrono così, sono ferme, sono fisse. Che strane, ma chi gliel'ha insegnato? Ai peruviani e a Agamennone a costruire lo stesso tipo di situazione. Chi? Questo siamo in Inghilterra. Ovviamente Newgrange, questo è un tumulo, il tumulo di Newgrange. Ovviamente questo è molto più antico della piramide di Giza. Di quanto? Non si sa. Stai a vedere com'è fatto, Dentro è fatto così. C'è un percorso, due stanze laterali, e questa specie di tetto che va in alto con un buco in alto. Lo vedi che è un'ocarina? Ci soffi dentro e qui viene la nota. E qui le persone che si mettono, uno nella stanza a destra e l'altro nella stanza a sinistra, sono nella stessa condizione di tutti, in tutti quei monumenti che abbiamo visto finora. C'è la stessa simmetria. Mettiamolo nella stanza del vento e si vede proprio questa cosa. La pressione, mentre la pressione è praticamente identica sia a destra che a sinistra, la pressione dell'aria, i vortici, cioè la vorticosità dell'aria, ti fanno capire come a destra e a sinistra ci sono vortici in antifase.
È incredibile questa cosa qua. E infatti fuori c'è pieno di questi segni, queste spirali. Cosa ti dice lo storico? Le spirali le troviamo in tutte le parti del mondo. Gli uomini della pietra era un simbolo che facevano per dire che l'universo è fatto così. Cazzo, ne salvo della pietra dell'universo fatto così. Troviamo una spiegazione un pochino più semplice, con la logica, col buon senso. In fisica, se te fai una formula della Madonna, ma se non applichi il buon senso, è la fine. Una volta venne da me uno studente e mi disse: professore, ho pesato, faccio per dire, questa mela. Ah sì, quanto pesa? 3 kg. Come? Una mela. Dice, ma la bilancia segnava 3 kg. Dico, scusa, ma non è che la bilancia è rotta? Ah, perché può essere rotta. Cioè, devi usare il buon senso, una mela non può pesare 3 kg. Ecco, così fa lo storico di turno. Questo è il segno dell'universo. Non è il segno dell'universo, questo è il segno del vento. E come faccio a dirlo? Me lo sono inventato? Ma no, guarda. È il segno del vento dappertutto. Per esempio, guarda questi. Questi sono i famosi aerei che sono stati precolombiani, trovati in alcune zone, sono stati conservati nel Museo Nazionale del Banco della Colombia, al British Museum, a Washington, allo Smithsonian Institute. Vedi che sulle ali hanno le solite cose. È il simbolo del vento, né più né meno, banale. Cosa si può dire? Si può dire che quella era la stanza, era il posto, la stanza, la casa del vento. Ecco, si potrebbe tradurre così, la casa del vento. Quindi, siamo di fronte ad un fischietto infrasonico, o diciamo così, un'ocarina a una sola nota. In tutte le parti del mondo ci sono queste cose, tutte le parti del mondo. Le letterature sono lì sotto, poi ve le andate a vedere. Come si fa a pensare che questi dolmen o questi dolmen abbiano 5.500 anni? Qui si parla del dolmen di Antequera, non so come si dice in Spagna, che è questo. Lo vai a vedere come è fatto. Questa sarebbe una tomba. Andiamo dentro la tomba, dentro la tomba, dentro la tomba, dentro. C'è un quadratino dove al massimo ci sta un uomo in piedi. Ah, ecco a cosa servono quei 2 o 3 dolmeni che sono lì davanti. È la lamella del fischietto. Avete visto all'entrata che ci sono quegli aggeggi ritti? Non è una tomba. Quindi come produrre suono con un buco per terra? Guardate, produrre suono con un buco per terra, forse quelli più evoluti a fare questo sono stati gli ariani, cioè siamo, che ne so, in India, nella valle dell'Indo, nella parte anche sud dell'India. Guardate questo, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questo non si sa che età abbia. Ma vi faccio notare una cosa, questo è il ricercatore che ha fatto un video su questa cosa, c'è la bibliografia sotto la slide di prima. Lo vedi che c'è un buchino lassù, quadratino, che sembra lo stesso buchino dello shaft della piramide. Da lì usciva l'acqua e riempiva la base. Perché? Perché? Perché metti nella vasca sotto, l'aria entra e agisce come una campana tibetana. Ce l'hai presente quando col pennello giri sulla campana tibetana e comincia a fare questa cosa qui? Bene, ma te devi essere con i piedi nell'acqua e dentro la campana tibetana. Quindi la vibrazione nella roccia si trasferisce nell'acqua 4.400 metri al secondo, 1.400 metri al secondo, e ti entra dentro. Ed è qualcosa che serve evidentemente per guarire, perché questa roba stava nei templi, soprattutto nei templi di Shiva. Guardatela dall'altra parte, è stata un po' restaurata, ma nessuno ha la più pallida idea di cosa sia. C'è la fissazione in Kerala, soprattutto, di fare dei templi immersi che vanno giù.
dove l'aria entra e in fondo c'è una pozzetta d'acqua. E sono dei pozzi per prendere l'acqua. Qua è acqua sacra, chi se ne frega. Ma qual è acqua sacra? Guarda, siamo in India e c'è questo. Siamo in Perù e c'è quest'altro. Sono tutte strutture del genere. Ma ti immagini che per fare un pozzo per prendere l'acqua ti devi fare questo culo? Ma non basta fare un pozzo verticale col secchio come facevano i nostri antichi. No, perché lì l'aria deve entrare e deve girare. E se ti vai a vedere il fondo di questi pozzi è di pietra. Quindi non c'è un pozzo d'acqua, c'è una superficie di pietra. Guarda questa. Cosa si dice? Vedi, questo è su un monte, è all'inizio di un, cioè è su un crinale di un monte, proprio nella direzione in cui probabilmente il vento entrava in questa cosa che loro chiamano ioni. Ioni, cioè il membro sessuale femminile, dove il membro di Shiva, il Lingam, sarebbe entrato per generare, far nascere dalla terra qualcosa. Buon auspicio. Notate che ci sono degli scalini che sono sempre di un certo numero e non sono tutti all'altezza uguale. Quello deve avere un significato. Ora, noi non sappiamo, perché non abbiamo le misure di questa cosa, quindi non possiamo fare i conti. Ma vi rendete conto che tutto è, ma se io devo prendere dell'acqua non faccio tutto sto casino. Qui siamo in Sardegna. Il pozzo di Santa Cristina, siamo all'età della pietra, eh? Il pozzo di Santa Cristina, guardalo com'è fatto. Ma te credi che un uomo della pietra sia in grado di incastrare i sassi in questo modo, di tagliarli in questo modo? Guarda che qui c'è l'entrata dell'aria e il buchino là sopra in alto, come nella piramide dell'area 51, uguale. Guarda com'è fatta dentro, un incastro perfetto di pietra, perfetto. Guarda com'è la sezione e lì capisci. È un'ocarina gigante, ci soffi il vento dentro, esce la nota dall'alto e ora capisci perché qui, nella sezione, come vedi, non c'è l'acqua che trasuda. Non, questo non è un pozzo, qui c'è cemento. Non cemento, c'è roccia. Ma tu ti mettevi qui, nell'acqua, e in quest'acqua tu prendevi le vibrazioni che il vento in questa struttura, l'ocarina di pietra, faceva venire fuori. Guarda, in alto ci ho messo la figurina di quella scalinata che abbiamo visto che entrava nel deserto, nella roccia. Vedi come è fatto il fondo di quella stanzetta lì? Vedi come è fatto il fondo di questa stanzetta qui? Uguali. Cosa vuol dire? Che si riempiva di un pochino di acqua, come quando si fa il rito della campana tibetana, che te ti metti i piedi nell'acqua e si danno delle martellate alla campana per fare in modo che essa cominci a vibrare e attraverso l'acqua, che è l'unico modo per fare un trasduttore, cioè portare la bassa frequenza nel corpo umano, avvenga qualcosa. Sì, la vasca degli idromassaggi degli indiani. 1200 anni prima di Cristo ci ho messo, perché loro dicono 1200 anni prima di Cristo, ma ci mettono anche il punto interrogativo, perché nessuno sa questa cosa, chi l'ha fatta e come l'ha fatta, perché anche gli scalini sono tratti da un unico blocco, ve lo faccio vedere dall'alto, la vasca Yakutsi degli antichi indiani. Come hanno fatto a fare un buco così? Canottaggio meraviglioso, eccezionale, guarda, si vede ancora lungo i bordi il tipo di canottaggio che è stato fatto, come funzionava? Te ti mettevi dentro e prendevano a martellate, nel vero senso della parola, il granito. Questa struttura, per le sue dimensioni, vibrava
la vibrazione attraverso l'acqua entra dentro di te e tu avevi, subivi quella che era la vibrazione curativa. Vedi che non sono gli antichi egizi che si sono inventati questa cosa, vedi che migliaia di anni prima qualcuno già sapeva, non proprio bene come hanno fatto gli antichi egizi con la piramide di Khnumkhufu, però questa tecnologia viene da molto prima. Ecco, questa è quella moderna, dove la vibrazione qui viene fatta dall'acqua che deve sgorgare vibrando, perché questa ti dà questo massaggio meraviglioso che a te piace. In quell'altra vasca, quella che funzionava meglio, la vibrazione era la vibrazione dell'anima. Cioè, non una vibrazione corporea con una vibrazione di 70, 80, 100 Hz che ti fa l'idromassaggio, ti fa dimagrire. Quando mai? No, qualcosa che aiuta la parte animica ad assestarsi dentro di sé, forse a staccarsi, forse ad attaccarsi. E se ce ne metti due dentro quella vasca, uno con e l'altro senza, cosa può succedere? Noi non lo sappiamo, ma è lecito che io in questo momento me lo chieda. Vedi, questi sono i famosi pozzi sardi, sono fatti tutti nello stesso modo. Non c'è... E qualcuno ha pensato, guarda, questo è il pozzo sardo, questa è l'area 51, te l'ho rimessa lì per vedere benino come si fa. C'è qualcosa che entra, una struttura da cui un buco che esce. E ce ne sono di diversi tipi, ma... Questi non possono essere pozzi per l'acqua. Sì, allora hanno detto sono pozzi rituali, ma rituali di che? Prendi l'acqua e te torni a casa. Cioè, banalmente. Non c'avevi neanche bisogno della mascherina, lì. Beati loro. Però, te guarda cosa hanno detto gli storici. Si tratta del disegno del membro femminile, della donna, che viene inseminato dal Dio, che entra in questo pertugio come uguale alla Yoni, cioè la situazione che si trova in India. Già il fatto che in Sardegna ci siano cose che si trovano in India è abbastanza strano. Questa è la cosiddetta Yoni. La Yoni è quello che sembrerebbe per gli indiani dell'India la raffigurazione in pietra del membro sessuale femminile, dove ci sarà il lingam, che è il membro sessuale maschile di Shiva, che si pone nel mezzo della Yoni. Non credo che sia così. Guarda invece, qui si vedono diversi tipi di lingam Yoni messi insieme. Questo oggetto è sempre legato alla presenza dell'acqua. Ci deve essere sempre l'acqua vicina. Perché? Uno dei più grandi, forse il più grande indiano, è questo che si trova in un tempio, dove c'è il cielo aperto, l'acqua piovana scende, bagna il lingam e viene trattenuto, riconvogliato dalle spire dello Yoni per uscire in quel beccuccio che c'è. Il santone di turno si bagna nell'acqua perché pensa di essere bagnato da quello che è lo sperma di Shiva durante l'atto sessuale tra Shiva e l'elemento femminile. Quindi è un elemento rigeneratore, in qualche modo ti ridà la vita. Perché? Perché le cose sono in un modo, cioè vediamo se riusciamo a mettere in evidenza a che cosa veramente serve a questo. Guarda, la maggior parte di questi ioni lingam è legata all'acqua e si posiziona vicino a dei labirinti. Questo è un labirinto tornante su se stesso, perché l'acqua arriva, è un po' rotto, però l'acqua entra, circola e poi riesce. E lì si capisce a che cosa serve questo lingam, che si vede benissimo, è una colonna di pietra, non ha niente a che fare con un membro maschile del povero Shiva, che veramente se ce l'avesse così il povero Shiva c'ha tutti i motivi di lamentarsi. Serve a un'altra cosa, serve perché se io ci metto l'acqua sopra, l'acqua scende nel canale
e va a bagnare il labirinto. E il labirinto viene attraversato dall'acqua che si muove di modo uniforme, non accelerato, fondamentale. Per esempio, guarda qui, ce n'è un altro che però ha come sorgente una sorgente d'acqua, dove l'acqua scorre sempre alla stessa velocità. Situazione orizzontale. Ora andiamo avanti. Ecco, ce n'è uno in India dove, in uno dei tanti templi di Shiva, l'acqua entra, gira, arriva al centro e poi cambia senso, l'acqua gira e torna fuori, in modo costante. A cosa serve tutto questo? Innanzitutto, oggi alcuni architetti hanno copiato questa struttura e la mettono dentro dei giardini, dicendo, la motivazione è, questo tipo di struttura ha un rumore strano, per cui ci si sente così bene vicino a questo rumore dell'acqua. È una stupidaggine, ovviamente. Però non è tanto lontano dal vero, vedremo. E questo è anche il simbolo, ovviamente, dell'universo. Ciò che è in alto è anche in basso. Ma non solo, è il simbolo anche del fotone e dell'antifotone. È incredibile, ma è così. In una conferenza passata io facevo vedere come l'universo non è finito. L'universo arriva fino a un certo punto. Lo schermo olografico è distante da noi un tot, ma non è la distanza tra noi e lo schermo olografico infinita, perché i fotoni si dividono e poi fotoni e antifotoni praticamente fanno una specie di soffione, questo, dove questo è lo schermo olografico, dove ci sono puntini di fotoni e antifotoni che sono come i pixel di uno schermo in cui questi fotoni e antifotoni si illuminano e danno origine a quello che noi vediamo, uno schermo olografico. Pensate come è piccolo il mondo. Però andiamo a vedere cosa dice la scienza. E così che cosa scopro? Ci sono degli articoli scientifici. Cosa dicono? Se io faccio passare dell'acqua sotto il mare, sotto la terra, quest'acqua non produce nessun effetto, perché i campi elettrici e magnetici dell'acqua che sfrega contro le pareti, che quindi per sfregamento si caricherebbe positivamente o negativamente, cedendo elettroni alle pareti, per esempio, di granito, non di terra, ma di granito, e questi campi si annullano. Ma se il percorso dell'acqua torna indietro, le cose non stanno così. E qualcuno ha misurato in quell'articolo scientifico e trova che gli effetti è circa meno dello 0,13 microtesla vertical. Cioè, in verticale c'è un campo magnetico di 0,13 microtesla, un campo magnetico. Ah, ecco a cosa serviva quella struttura che c'è nel tempio. Te ti ci mettevi sopra, e nei templi di Shiva ce ne sono tanti, in verticale, e mentre l'acqua passa attraverso questo girino, te senti questo campo magnetico molto basso che ti entra addosso. Campo magnetico, ma soprattutto vibrazione, e quindi campo sonoro, che fa qualcosa. Pensa, mi dispiace per il CICAP ovviamente, però c'è l'elettrocinetica che è proprio la scienza che studia queste cose, e come si può vedere da questi lavori scientifici si dimostra che te puoi fare il rabdomante, perché se passi sopra una corrente d'acqua che ha delle caratteristiche, la tua ghiandola pineale, che sostanzialmente è un detector di campi magnetici, la sente. Poi la fesseria che il rabdomante debba tenere in mano una bacchetta, quella è una stupidaggine, lui non ha capito che ne può fare a meno della bacchetta. Ma siccome il nostro cervello ragiona in modo duale, noi crediamo sempre che ci sia una causa dovuta a un effetto. Quindi se io sento qualche cosa ma non vedo niente, non vedo neanche, cioè so che c'è una causa ma non c'è l'effetto. Allora quell'effetto lo devo vedere. E allora prendo una bacchetta e comincio a fare così con la mano per far vedere che la muovo. Ma è una cosa del tutto inconsapevole della coscienza del rabdomante. Non hai bisogno della bacchetta,
perché la tua ghiandola pineale sente i 0,13 microtesla che escono dal terreno. Oh, e c'è scritto lì, non è colpa mia, mi dispiace per Piero Angela. Conclusione. Allora, vedete, un essere umano posto in piedi sopra questo doppio labirinto, ecco che veniva in qualche modo a essere beneficiato da questi campi elettromagnetici e vibrazioni che venivano fuori e che la fisica moderna calcola. Quindi, prima di costruire la piramide, sono passati attraverso modelli diversi. Vedi, Zacchiao Hass ha tentato, dove ha potuto, di mascherare le cose, ma non c'è riuscito fino in fondo, perché ovviamente l'Egitto è gigantesco e nessuno si sarebbe mai immaginato che un giorno venisse Malanga a rompergli i coglioni. Però, sulla base di quanto detto, ora, sperando che la mappa del territorio di coloro che hanno assistito a quel quanto detto sia cambiata, cioè sia diventata più consapevole, possiamo permetterci di fare l'esercizio, cioè di vedere se siamo ora in grado di capire noi, da soli, a cosa servono certe cose che facevano parte dell'antico Egitto. Facciamo un esperimento. Guarda questo pietrone. Questo pietrone è stato ricavato, trovato nella piana di Giza, a pochi centinaia di metri dalla Grande Piramide. Si tratta di un cilindro di granito con un buco nel mezzo, con queste lamelle di pietra perfettamente uguali, distanziate con la stessa distanza. A che serve sta roba? Prima domanda, ma come hanno fatto a farla? Che quando tagli la pietra così ti si sbriciola, e soprattutto qui dove c'è pochissimo spazio di materiale, c'è quasi tutta aria. A che cosa serve questo? Bene, sulla base di tutto quello che abbiamo detto ora, facciamo un'ipotesi e vediamo se siamo in grado di capirla. C'è presente un woofer di questo tipo, cioè un altoparlante cilindrico che, attraverso ovviamente un buco che è fondamentale, emette suono. Una cosa fatta così. Oh, guarda, sembra proprio quella cosa lì. Già, però ci sono queste lamelle. A cosa servono le lamelle di pietra tutte uguali? Se passa lì dentro dell'aria o dell'acqua, un liquido, quindi un fluido, la pietra vibra. Quel pietrone lì vibra a una frequenza bassa. La frequenza viene posta... viene fatta passare in tutte le parti di questo aggeggio e queste lamelle cominciano a vibrare, sono lamelle lunghe, 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 sono quindi dei diapason, vedete, diapason lunghi, non corti, diapason lamellari lunghi, che emettono una frequenza. Ci sono degli strumenti musicali come questo, che in italiano si chiamerebbe ventofono. Questo, a seconda del vento, come gira, il vento passa dentro queste canne e produce il suono. Oppure, attraverso queste situazioni qui, questa è stata fatta col vetro, diversi tipi di vetro, e a seconda della... e gira, questa cosa gira, e a seconda della grandezza del vetro, se tu ci metti una mano sopra, fa un suono. E ci puoi suonare il pianoforte lì sopra. È esattamente una specie di strumento di come quello che abbiamo visto noi, di pietra. Entra l'aria da una parte, le lamelle vibrano, tu ti ci metti davanti e c'hai un woofer, cioè un oggetto che produce suono a bassissima frequenza, che ti irradia questa frequenza in faccia. Bene, tutto ciò ci porta a dire che se ragioniamo con la nostra testa, e ce ne forchiamo di quello che dice la ufficialità della scienza, arriveremo molto più lontani e nessuno ci metterà mai più le mascherine davanti alla bocca. Questo è un po' un aspetto della questione. Capito? Basta il buon senso. E questo buon senso ci permette di giungere a una morale finale. Se noi ragioniamo con il buon senso,
scopriamo effettivamente che quando c'è qualcosa che non ci torna, da un punto di vista scientifico anche, noi siamo intimoriti dal fatto che il grande scienziato ha detto no, le cose sono così e basta. No, il gruppo di tecnici del governo ha detto così e basta, perché noi siamo i tecnici del governo. È un esempio. Bene, allora il problema è porsi delle domande e quindi te comprendi che tutte quelle che sono un po' le mie conferenze finiscono comunque, da qualsiasi punto io sono partito, a dire ma perché non ragioniamo con la nostra testa? Noi abbiamo già tutti gli elementi sotto gli occhi, tutti gli elementi, basta vederli e guardarli con una nuova chiave di lettura. La chiave di lettura degli infrasuoni ti permette di capire non solo come è fatta la piramide, ma perché la piramide è stata costruita così come oggetto finale di una grande ricerca che in realtà veniva dal prima del Neolitico, almeno 50.000 anni fa, almeno. E quello che vedremo nelle prossime tappe sarà ma da dove venivano quelli che hanno costruito questa cosa? E ne ancora nelle prossime tappe vedremo qual è il significato del simbolo, del posto da cui questi esseri che si chiamavano Atlantidei venivano. Cioè, che cosa significa il mito del labirinto, in una ottica completamente diversa, facendo vedere cose che probabilmente non sono mai state fatte vedere in questa luce, come ho tentato di fare oggi. E morale della favola, insomma, la storia non ci ha convinto tanto. Ora bisogna cominciare a riscriverla. E io credo che bisogna cominciare da ora, già che ci siamo. Grazie. Grazie Corrado Malanga. Iniziamo una sessione di domande dal pubblico. Allora, voi alzate le mani, io vengo da voi, il microfono lo tengo io così non mi infetto. Scherzo, però sì, facciamo così. Dunque, una domanda subito qui. Avete alzato la mano, ok, poi arrivo dagli altri.